io, Blippi! Ho con me l'attrezzatura da campeggio perché oggi voi ed io andremo in campeggio! Wow! Io adoro la vita all'aperto! È una cosa bellissima! Ci sono tante piante e tronchi e alberi! Wow! Guardate questo! Un insetto! Sembra che sia un bruco! Wow! Ciao ciao, bruco! Ora è meglio proseguire, così arriveremo all'area di campeggio prima che sia buio. Oh, ehi! Guardate che pianta meravigliosa! La vedete? Questa è una felce! Wow! Guardatela! È di un bel colore verde! Ehi! Qui dietro c'è un albero! Oh, scusami, felce! Guardate! Proprio qui! Questo è un albero! Sapete cos'è un albero? Sul tronco ha la corteccia e anche del muschio. Guardate quanto è alto quest'albero! È molto più alto di me, eh? Ok, vediamo cos'altro possiamo trovare. Wow! Ehi! Guardate! Un altro insetto! Ciao! Questa sembrerebbe una libellula. Ciao, libellula! Allora, come va la giornata? Molto bene! Adesso proseguiamo! Oh, guardate! Un ragno! Ciao, ragno! Come ti sta andando la giornata? Io comunque ti sposto da questa parte, così evito di calpestarti. Bene, continuiamo! Oh, un momento! Qui ci sono degli altri insetti. Che tipo di insetti sono questi? Io lo so, sono mantidi religiose. Wow! Sono molto belle! Guardate! Sono fatte così! Ehi là! Sono una mantide religiosa! Ciao! Ok! Ci siamo quasi, credo! Sono un pochino stanco! Wow! Guardate! È perfetta come area di campeggio! Wow! Ok, spostiamoci qui. E poi posiamo tutta la nostra attrezzatura proprio qua. Ecco fatto! Oh, ho bisogno di un po' d'acqua. Molto bene. Sto tirando fuori tutta la mia attrezzatura da campeggio. Sì! Oh! Non possono mancare i marshmallow! Già, ci faremo gli s'more più tardi! Poi abbiamo i cracker! E il cioccolato! Avete mai assaggiato gli s'more Primador? S'more Primador? Fa rima! Che sciocchezza! E il mio spiedo per gli s'more! E il mio album da colorare! Così dopo posso colorare nella tenda! Sarà divertente! Bene, che cos'altro abbiamo qua? Dunque, abbiamo l'acqua qui dentro. L'acqua non deve mai mancare perché bisogna idratarsi. Buona! Mi piace l'acqua! Questo è il mio caro sacco a pelo arancione! Sarà caldo e confortevole! E ho anche una bella sedia blu! Questa la aprirò più tardi accanto al focolare, così potrò godermi il calduccio guardando il fuoco e potrò anche preparare i miei s'more! Ok, allora, qui abbiamo un fantastico binocolo! Wow, guardate! Questo ci permette di osservare cose molto lontane, come gli uccelli! Wow, ce n'è uno proprio là! Ciao, uccellino! Ciao! Ok, per ora lo metto qui. Una lanterna! Osservate! Wow! Fa un sacco di luce, così di notte possiamo vedere anche quando è buio! Un bottiglione da un gallone pieno d'acqua! Così quando sarà ora di andare a dormire la userò per spegnere il fuoco. In questo modo non rischierò di incendiare il bosco. Sarebbe molto grave. Oh, già, il mio bastone da campeggio. Sì, questo lo vedrete dopo. Mi aiuta a stare in equilibrio quando cammino per i sentieri. E, ultima ma essenziale, la mia tenda.
Sì, è una casa o quasi, ma quando si è nella natura serve un posto per dormire, giusto? Infatti. Ok, allora apriamola. Adesso dobbiamo piantare la tenda. Bene, al lavoro! È come un puzzle! Wow! Questo va da un'estremità all'altra. Qui ne ho un altro identico al primo. E ora la parte divertente. Solleveremo la tenda! Siete pronti? Come vi sembra? Meravigliosa, vero? Ta-da! Adesso ci si può dormire dentro! Wow! Oh, ho dimenticato di togliermi le scarpe! Sì, ci si toglie le scarpe prima di entrare in una tenda, così non portiamo dentro della sporcizia! Ok, chiudiamo la zip. Wow. Oh, è troppo divertente! Ok, l'album da colorare lo metto qui. Ora devo tirare fuori il mio sacco a pelo. Sì, il mio sacco a pelo arancione. Wow! 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 Ok, questo non ci serve. E adesso è il momento! Wow! I sacchi a pelo sono veramente comodi. Sì, di notte tengono bene al caldo quando fa molto freddo. Ok, ci sono. Ecco, così va bene. Wow! Wow! Visto? Questa notte dormirò al calduccio. Ok. Oh. Ehi, ora possiamo divertirci. Infatti possiamo colorare. Qui ci sono dei pastelli a cera. Io adoro colorare quando vado in campeggio perché è una cosa semplice e divertente da fare, perché è creativa. È davvero fantastico. Avete mai colorato? E avete mai disegnato qualcosa di originale? Perché qui possiamo colorare questo albero. Guardate, c'è Blippi. Benvenuti nella mia casa sull'albero. Oh, ecco fatto. Sì, potete colorare una figura già disegnata oppure cercare una pagina bianca e quindi disegnare qualcosa di originale usando il blu. Un cerchio. E poi... due cerchi e una faccina allegra con la lingua. Ok, beh, che cosa facciamo qui dentro? Siamo in campeggio, ci sono tante cose divertenti da fare fuori. Per esempio, possiamo andare fuori a giocare a nascondino. Che ne dite? Adoro giocare a nascondino! Allora, quando si gioca a nascondino c'è chi deve nascondersi e c'è chi deve andare a cercare. Sì! Quindi io mi nascondo e voi mi cercate, d'accordo? Allora, bene. Pronti? Ora contiamo fino a 5 e voi chiudete gli occhi. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5! Ehi là! Mi vedete? Mi vedete? Sì! Hey! Mi avete trovato! Ben fatto! È stato divertente!
questo falò è davvero spettacolare! Ma ogni volta che si accende un fuoco bisogna stare super attenti. Già, io ho acceso questo fuoco, ma io sono di fatto un adulto, se non lo sapevate. Voi bambini non dovete mai accendere da soli un fuoco da campo e quando c'è già un falò acceso dovete sempre avere accanto un adulto. Se non ci sono adulti dovete chiamarli così. Ehi, adulti! Qualcuno deve venire a controllare il fuoco! Ehi, a proposito di fuoco da campo, vi ricordate del bottiglione da un gallone d'acqua di prima? Sì, sono circa 3,8 litri. Sì, assicuratevi di avere sempre dell'acqua vicino a un falò. Così, nel caso in cui andasse fuori controllo, potrete versarci sopra dell'acqua. Sì, e spegnerlo. Ma, a dire il vero, qui è in un ambiente controllato. Vedete questo braciere che ho costruito intorno? Ecco, sì. In questo modo niente prenderà fuoco. Ah, e un'altra cosa. Assicuratevi che non ci siano rami o foglie o altro sopra o intorno al falò. Sì! Ora che abbiamo un fuoco da campo sicuro, credo sia arrivato il momento per fare degli s'more. Li avete mai mangiati in vita vostra? Sono super golosi! Dopo una buona e sana cena, potete mangiare uno s'more. Ecco, state attenti. Allora, qui abbiamo dei cracker gram. Esatto, questo è un rettangolo, ma noi lo dividiamo a metà. E ora abbiamo due quadrati. Gnam! Ok, e poi abbiamo anche un cilindro. Sì, questo è un cilindro, vedete la forma? Ma non è il suo vero nome, questo è un marshmallow. Ed è una vera delizia. Ok, per adesso lo metto qui. Bene, anzi, sapete, forse dovrei organizzarmi un po' meglio. Con questo piatto, bianco e tondo. Bene, ora vedete questo bel cioccolato? Eh sì, è il terzo e ultimo ingrediente degli s'more. Adoro il cioccolato. Ecco, anche qui ci sono dei piccoli rettangoli. Li vedete? Sì, tanti rettangolini che insieme tutti uniti formano un rettangolo più grande. Dunque, la prima cosa da fare è infilare il marshmallow, sullo spiedo. Così non dovrete avvicinarvi al fuoco perché sarebbe molto pericoloso. Dovete sempre stare a distanza di sicurezza dal fuoco. Sì, perfetto. Wow, stiamo cuocendo il marshmallow. Wow, sta diventando dorato. Wow, è quasi pronto! Wow, è venuto una meraviglia! Lo vedete? Wow, perfetto! E sembra anche appetitoso. Bene, appoggiamolo per bene proprio sopra il cioccolato, che a sua volta è sopra il cracker. E poi il marshmallow e poi un altro cracker. Sfiliamo lo spiedo. Oh! Perfetto! Lo vedete? Io lo chiamo Gnammi, Gnammi, Gnammi! Dolce s'more! Miam, miam, miam! Pronti? Buono! Direi che questo è il momento giusto per la canzone del campeggio! Metteremo una tenda proprio qua, sotto questa luna che sognar farà. Accenderemo un fuoco e poi farò un arpeggio. Ehi, facciamo la canzone del campeggio! In campeggio ti divertirai, andare a caccia e pescare imparerai. In campeggio il sole prenderai, in campeggio ti divertirai. Noi faremo passeggiate insieme poi, vedremo animali e insetti se lo vuoi. Ci racconteremo tante storie, fidati e vedrai.
In campeggio ti divertirai. Cantiamo insieme! In campeggio ti divertirai. Andare a caccia e pescare imparerai. In campeggio il sole prenderai. In campeggio ti divertirai. Possiamo far canoa nel fiume qua giù. Rema sempre. Guardare gli uccellini volare lassù. Ci sarà il momento per giocare. Ma non dimenticare lo spray anti-zanzare. In campeggio ti divertirai. Andare a caccia e pescare imparerai. In campeggio il sole prenderai. In campeggio ti divertirai. Tutti insieme! In campeggio ti divertirai. Andare a caccia e pescare imparerai. In campeggio il sole prenderai. In campeggio ti divertirai. Gli s'more sono super golosi e fare campeggio è un vero spasso! Vi siete divertiti oggi insieme a me? Che bello! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I. Blippi! Ottimo lavoro! Benissimo! A questo punto direi che è meglio spegnere il fuoco. Forza! Vai con l'acqua!